Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. PD. Orfini è eletto presidente. Corruzione Renzi. Chissà, vada dai giudici. Crisi. Nel 2013 reddito disponibile giù a livelli fine anni 80. Matteo Orfini è stato eletto presidente dell'Assemblea del PD a larghissima maggioranza. Per il neoeletto le decisioni della maggioranza vanno rispettate non perché ce lo dice il segretario, ma per rispetto della nostra comunità. Quanto alla vicenda Mineo, annuncia Orfini, chiederò di incontrare gli autosospesi per cercare di superare questa impasse. Se qualcuno di noi nelle vicende in corso ha informazioni o notizie di reato, vi prego, salga ai gradini del Palazzo di Giustizia e vada a raccontare tutto ai magistrati. Matteo Renzi lancia l'appello all'Assemblea del PD. Il segretario del PD chiede di cambiare l'Italia per restituire dignità alla politica. Con il 40,8% sottolinea, il cambiamento non è più un'aspirazione ma un obbligo. E avverte, noi non mandiamo via nessuno, ma non possiamo permettere a qualcuno di ricattare con la sua presenza la maggioranza. Nel 2013 il potere d'acquisto pro capite delle famiglie è diminuito dell'1,3% sull'anno precedente, registrando una caduta complessiva rispetto ai valori pre-crisi del 2007 di quasi il 13%. Questo calo ha portato il reddito familiare disponibile reale per abitante ai livelli di fine anni 80. E quanto emerge dall'indagine 2014 sulle famiglie condotta da Nomisma. La caduta dei redditi e degli standard di vita è stata avvertita dalle famiglie giovani più che da quelle anziane. Renato Vallanzasca, il re della Comasina che negli anni 70 seminava il terrore nel nord Italia, è stato arrestato per aver rubato un paio di boxer, una cesoia e un fertilizzante da giardino in un supermercato milanese. Vallanzasca, detenuto nel carcere di Bollate in regime di semilibertà, stava godendo di un permesso speciale di 3 giorni. Prima notte a casa per l'ex ministro Claudio Scajola, arrivato venerdì sera a Imperia dopo aver lasciato il carcere romano di Regina Coeli, dove era entrato l'8 maggio scorso. Scajola è ora ai domiciliari nella sua abitazione Villa Ninina. L'ex ministro era stato arrestato con l'accusa di aver favorito la latitanza dell'ex parlamentare PDL Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il primo ministro iracheno Nuri al-Maliki ha rivolto agli iracheni un appello a unirsi per combattere l'avanzata dei miliziani dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, mettendo da parte le divisioni su base etnica e religiosa. Non ascoltate chi parla di sunniti e sciiti. Da Samarra inizieremo la battaglia per sconfiggere il terrorismo, ha detto al-Maliki. Le forze di sicurezza hanno intanto ripreso il controllo di 3 città della provincia di Salahuddin, che erano state conquistate dai miliziani. I campioni umiliati dall'Olanda. Così è il paese titolo il giorno dopo la sconfitta per 5-1 della Spagna all'esordio mondiale contro la squadra di Van Gaal. La difesa della Roja ha fatto acqua da tutte le parti, commenta il quotidiano madrileno. Sulla stessa lunghezza d'onda AS, che parla di disastro assoluto, ricordando come fossero oltre 40 anni che la Spagna non subiva una sconfitta così pesante.